Stefano Folti è il personaggio che ha scritto un libro su Pietro Maroso, che oggi appunto ricorre l'anniversario della sua morte. E da su là, diciamo, cosa direbbe il buon Pietro, il Peo, di questo primo tempo? Ma gli sarebbe piaciuto, perché è stato un Varese molto marosiano, cioè che ha saputo anche soffrire all'inizio quando il Pescara gli ha fatto girare la testa. E poi una volta a svantaggio ha saputo piano piano guadagnare i metri, giocare in un certo modo, recuperare, pareggiare e anche rischiare di andare in vantaggio. Quindi una squadra che ha saputo interpretare la partita, cosa che era molto importante nella mentalità del Peo. Ecco, io ieri ho letto una tua intervista che hai rilasciato sulla provincia, proprio sul libro, e hai detto che praticamente hai scritto questo libro e già sapendo che Peo Maroso era già ammalato. Che cosa ti ha lasciato come persona Peo? Allora, Peo intanto ha vissuto la malattia in maniera molto privata, nel senso che non l'ha mai divulgata a nessuno. Io stesso ho saputo che era una malattia letale quando ormai mancava poco. Alla fine, purtroppo. Lui credo che abbia lasciato più che altro questo fare rumore anche stando in silenzio, cioè lui era uno che parlava poco, quando parlava si faceva sentire. Era uno che aveva le idee molto chiare, era uno che sapeva capire prima quello che sarebbe successo, perché conosceva profondamente non solo il calcio ma anche l'animo delle persone. Che abbia lasciato a me qualcosa sarei un po' presuntuoso a dirlo. Credo che il messaggio più che altro sia per la città e per i tifosi, e sia il messaggio che se c'è la forza di volontà le cose si possono ottenere. Senti, e tu ieri dicevi che forse oltre alla curva bisognava anche intitolare distinti a Peo Maroso. Una via a Varese su Maroso andrebbe fatta. Sì, ma che non sia un vicoletto sterrato, però ci vorrebbe qualcosa che veramente fosse rappresentativo. Io non conosco nel dettaglio la toponomastica della città, però credo che ci siano tante strade che possano cambiare nome e avere un nome più adeguato alla storia della città. Credo che Maroso è stato uno dei 4-5 personaggi sportivi che hanno dato di più a Varese e che hanno portato Varese in Italia e nel mondo, quindi lo merita, come ha meritato la curva, come ha meritato il ricordo di tanta gente, meriterebbe anche una via sicuramente, ma ripeto, che non sia un giardinetto, un vicolo, ma che sia veramente una strada conosciuta e frequentata. Oggi come oggi il calcio è cambiato, lo stesso Peo da me intervistato più che qualche volta mi diceva che il calcio oggi è differente dalle altre volte, però c'è sempre la forza, la tenacia e la volontà e la voglia di mangiare l'erba. Oggi un calciatore del Varese che assomiglia a lui? Anche per ruolo oggi Franco ha giocato molto da Maroso, io però credo che più che la somiglianza nel gioco o nel modo di stare in campo, sia la somiglianza nello stile di vita, cioè uno stile di vita veramente da atleta come oggi probabilmente i calciatori non fanno più a nessun livello. Per cui ecco, questo più che altro, cioè il modo di vivere che qui a Varese ancora abbiamo, perché tutto sommato il Varese è una squadra che vive ancora in una dimensione che non è da grande calcio a livello di quotidianità, mentre in altre piazze anche di Serie B questo non succede più. È un calcio che però a Maroso non piacerebbe, io non credo che Peo allenerebbe oggi, credo che Peo starebbe fuori dalla mischia, perché girano troppi personaggi che sono superflui nel calcio e ci sono troppe cose superflue, lui era un essenziale. Senti, diciamo la Trinità varesina è Sogliano, Papini e Maroso, un'impressione su tutte e tre, visto che hanno salvato il Varese da un fallimento e l'hanno portato poi in Serie B. Sì, come c'era una triade anche 40 anni fa che era Borghi, Arcari, e poi il terzo poteva essere Sogliano, quando è andato via Sogliano è diventato Maroso, eccetera, eccetera. Io credo che siano personaggi da cui c'è da imparare, perché sia Sogliano che Papini che Maroso sono personaggi che si vedono poco, che si vedono nel caso di due, si vedevano nel caso di Peo, che si sono fatti sentire poco a livello pubblico, hanno cercato poco la vetrina ma hanno fatto tanto per il Varese, veramente tanto. Anche Ricchi oggi, che è lontano, che si occupa di altre cose, è sempre rimasto profondamente legato a Varese e al Varese e ha sempre messo una parola nel Varese e nel Varese. Quindi sono personaggi
che non hanno cercato la ribalta ma che hanno fatto tanto, a differenza di altri che forse hanno cercato troppo la ribalta e hanno fatto meno. Ecco, non so se il pezzo era tuo o era di Confalonieri, e ti faccio una domanda provocante, ma quanto c'è di Pavoletti e Rosati? Cioè, ti spiego meglio, ieri sembrava che Rosati, il nostro ex presidente che faceva parte della Triade o della Trinità, come chiamo io, visto che lui era poi il capo, ha detto che ha fatto venire Pavoletti perché il Genoa ha preso Floro Flores. E secondo te è vero o c'è qualcosa di giornalisticamente, non giornalisticamente, ma qualche cosa di farsi bello i Rosati? Non lo so, Floro Flores è nato a Sassuolo, io se fossi stato nel Sassuolo non avrei fatto il cambio a Pavoletti e Floro Flores, ma queste sono scelte del Sassuolo. Sono contento che Pavoletti sia qui, sinceramente mi interessano poco in retroscena, può essere che in qualche modo Rosati abbia messo una parola, ma non credo, perché il mercato è talmente ricco di sfaccettature che difficilmente la parola di uno può determinare un giro di attaccante come quello che si è verificato al Sassuolo, quindi può essere, ma non ci giurerei. Quello che conta è che Pavoletti è qui ed è un giocatore che fa la differenza. Dove si trova il tuo libro e come si fa ad averlo? Allora, il libro è in vendita da martedì in tutte le librerie della provincia, sul sito dell'editore Macchione, costa 20 euro. Ci saranno delle vendite anche allo stadio e in occasione delle presentazioni che sono lunedì alle 6 a Palazzo Estense a Varese, alle 6 di sera. Invito tutti ovviamente a venire. E il motivo per cui comprarlo è molto semplice, perché un varesino non può non sapere chi era il Pio. Okay, grazie mille Stefano. Grazie a voi.